Nella presenza e dell'assistenza che la Madonna riserva ai sacerdoti e dell'amorevole assistenza che riservava a Padre Pio, ci offre una singolare conferma il demonio attraverso la voce di alcune persone a lui, da lui possedute. Ecco quanto trascritto nella cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo, riportato negli appunti di Padre Tarcisio Zullo da Cervinara il 19-21 maggio 1955. Arrivano da alcune città della Toscana quattro indemoniati. Padre Tarcisio fa loro degli esorcismi solenni. Iniziati gli esorcismi, i demoni infuriano, con ferocia assalgono gli astanti che frenano gli ossessi. Perché non assalite anche me? Dice loro Padre Tarcisio. Contro di te non possiamo nulla, c'è quell'altro che ti assiste. Chi è quell'altro? Non ce lo comandare di dire, non vogliamo pronunziare quel nome, gridano gli ossessi dando urli e saltando da fare spavento. Gli astanti sono in tutto panico. È qui, in nome di Dio, ditemi come si chiama e dove sta. Sì, è qui vicino a te, quello con i buchi, e non è solo. È con quell'altro frate che sta sull'altare dove celebra la messa al mattino, San Francesco, assieme a quella donna che egli sta sempre a pregare. Ora la sta pregando per te affinché ci mandi via. Ditemi il nome di quell'altro. Padre Pio, gridano urlando. E chi è Padre Pio? È un santo tanto grande contro cui non ci si può fare nulla. Ve ne accorgerete chi è quando non l'avrete più. Ma perché ci tormenti a farci dire queste cose? Vociferano saltando e urlando. Sicché Padre Pio è santo, i demoni non rispondono. In nome di Dio rispondetemi. È santo? Voi non sapete nulla. Il suo padrone gli vuole un bene immenso. Chi può toccarlo? Sta sempre con quella donna. Sta con quella donna. E che fa? La prega sempre. Non c'è un minuto che non è assorto in lei. Come fa a pregarla sempre se è tante ore al confessionale? Ah, anche lì non smette mai di pregarla. Si vergognasse. Sempre a vociarla, a chiamarla o a invocarla. E se sta quella donna sempre al confessionale, perché Padre Pio rimprovera tanti penitenti e manda via i fedeli senza soluzione? Scusate, ma quante domande ci fai? Perché continua a torturarci? In nome di Dio ve lo comando, rispondetemi. Quell'uomo a cui tu sei sempre vicino, al confessionale è assistito dalla Madonna e da San Francesco. Nessuna cosa fa sui pellegrini che non sia volontà di Dio. Consola, consiglia, richiama, rimprovera, a seconda che quelli che lo assistono glielo suggeriscono. Come è efficace, quante sconfitte ci dà. Qui c'è una nota che forse è il caso di leggere. Il demonio, il più delle volte, per disprezzo e anche perché per lui è una indicibile tortura, come già abbiamo potuto constatare dalle testimonianze sin qui riportate, non proferisce direttamente il nome della Madonna o di un santo, ma usa dei termini che li indicano in maniera implicita ma chiara, ad esempio caratteristiche proprie della loro spiritualità e della loro vita, e che l'esorcista comprende perfettamente. Questo è il motivo per cui il cronista usa i termini Madonna e San Francesco. Infatti, padre Tarcisio, quando raccontava l'episodio, asseriva che il demonio non faceva mai i nomi della Madre del Signore né del Serafico Padre San Francesco, ma usava altri termini per indicarli. Riprendiamo. Qual è la virtù più coltivata da Padre Pio? Il nascondimento, l'umiltà, opera sempre e non fa trapelare nulla. Se gli occhi degli uomini vedessero,
Ma se gli uomini non vedono, percepiscono però. Dopo aver terminato l'esorcismo, padre Tarcisio domanda a padre Pio: è vero, padre, che al confessionale, quando facevo gli esorcismi, mi ha raccomandato alla Madonna e a San Francesco? Sì, risponde. Mi sono ricordato una volta e hanno fatto tutto loro, rispondeva padre mio schernendosi. Padre, non me lo nasconda, è vero che al confessionale è sempre assistito dalla Madonna e da San Francesco e che le indicano la volontà di Dio nell'esercizio del sacro ministero? Se non ci fossero loro due, cosa combiccerei? Che tradotto in italiano significa combinerei, risponde padre Pio a capo basso e tutto rosso in viso. Ogni commento rovinerebbe la bellezza dell'opera divina. Ecco, questo è l'ultimo capitolo, è proprio l'ultimo scorcio di questo testo, perché poi c'è una piccola appendice che magari possiamo vedere la prossima volta, che è il ruolo della Madonna nella lotta contro Satan, dall'apparizione di Ludwig Bach ad oggi. Qui abbiamo visto questo bellissimo episodio, ecco, molto, molto istruttivo, che ci fa comprendere qualcosa, evidentemente, per chi non lo conosce ancora bene, della figura del grandissimo padre Pio, uno dei santi certamente più grandi di tutti i tempi, senza nessun dubbio, per l'eccezionale proprio vicenda della sua esistenza. E indirettamente però anche alcune cose. Riscorriamone qualcuna. Ecco, innanzitutto prima di Padre Pio, i diavoli dicono che non possono assalire Padre Tarcisio perché assistirlo da Padre Pio, c'è Padre Pio che prega per lui, c'è quell'altro che ti assiste e si riferisce a lui. Le perifrasi che usa per indicare San Francesco è quello con i buchi. Quello con i buchi, no, questa è la perifrasi che usa per indicare Padre Pio stesso. E non è solo, sta con quell'altro frate che sta sull'altare dove celebra la messa al mattino, e questo è San Francesco. E dice al diavolo stesso: è un santo tanto grande contro cui non si può fare nulla. Il diavolo si è inventato tutti i colori per fermarlo a Padre Pio. E dice una frase molto importante: ve ne accorgerete chi è quando non l'avrete più. Io tante volte ho raccontato, sicuramente chi mi conosce e ha sentito un po' di cose mie, l'ha sentito dire tante altre volte, che c'è un figlio spirituale di Padre Pio ancora vivente, che lui stesso, insomma, mi ha raccontato con le sue stesse parole che Padre Pio diceva queste testuali parole: fino a quando ci sto io sulla terra, col diavolo me la vedo io, quando poi non ci sarò più, col diavolo ve la dovrete vedere voi, con la differenza che noi non siamo così bravi come Padre Pio. È vero che già nel 68 tante cose stavano ormai in procinto di partire. Padre Pio è morto il 23 settembre del 68. Però le fonti non ufficiali ma attendibili dicono che l'ultima cosa che ha fatto Padre Pio prima di partire, sapete che l'Umane Vitae è datata 1968. Dietro l'Umane Vitae, che adesso qualcuno vorrebbe, come è noto, è uscito sui giornali, rivedere, più di qualcuno, c'era un grande subbuglio, perché la maggioranza dei moralisti e dei teologi progressisti volevano che la Chiesa ammorbidisse la linea, e Paolo VI era combattuto se dargliela vinta oppure se ribadire la dottrina tradizionale che già Pio XI aveva esplicitato nel 1931 nella Castigo Nubi. E ci sono fonti non ufficiali ma, ripeto, attendibili, che dicono che Paolo VI consultò Padre Pio, gli fece leggere proprio quella sezione dell'Umane Vitae dove vengono condannati uno per uno, chiamandoli per nome e cognome, tutte quante le pratiche di contraccezione. Padre Pio disse a Paolo VI: mi raccomando, non la toccare, questa la devi pubblicare così. E così fu. Ma partito Padre Pio, guardate che è incredibile, questo è come la fine dell'apparizione di Fatima.
La Madonna smette di apparire il 13 ottobre, una settimana dopo c'era la bandiera rossa sul Cremlino. Incredibile proprio, no? Padre Pio muore il 23 settembre, a ottobre c'è stata la rivoluzione studentesca, ottobre del 68. Incredibile, manco 10 giorni dopo è successo il finimondo. Sappiamo bene che poi da lì è partito di tutto e di più, perché guardate che da un punto di vista civile, la grossa rivoluzione culturale che ci ha portato dove stiamo oggi è tutta quanta via del 68. Cioè, io credo che questo sia andato abbastanza oggettivo. Quindi proprio il sovvertimento dell'ordine sociale, la ribellione contro i valori tradizionali, la ribellione contro l'autorità viene tutta dal 68. Certo, era stata preparata nel corso degli anni, no? Ho trattato una serie di cose. Ricordo quando feci le catechesi sulla musica rock e il satanismo, guardate che la nascita del cosiddetto rock and roll, che non è nato negli anni 60, ma ci ha avuto il boom negli anni 60. Ha avuto un ruolo anche questo, insomma, non indifferente in tutto questo processo, no? 2 anni dopo è arrivato il divorzio, subito, legge del 70, e poi c'è stato un crescendo, no? A livello civile ed a livello ecclesiale. Quando è morto Padre Pio, per esempio, la messa era stato emanato il Messale del 65. Messale del 65, per chi non lo sapesse, come dire, è ancora fondamentalmente il Messale di San Pio V, con la traduzione a fronte in italiano, quindi si erano state delle prime, come dire, aperture alla lingua italiana in qualche passo della liturgia, quindi le letture, si erano state tradotte le preghiere dei fedeli, ma ancora non c'era il Messale, il nuovo sordo di Paolo VI, quello è stato emanato definitivamente quando Padre Pio è morto, il divorzio. La riforma di tutto quello, tutto il marasma degli anni 70, la fuga dai seminari, gli abbandoni. Negli anni 70 sono stata una marea di preti che sono spogliati, che hanno lasciato l'ambito. Nel 78 l'aborto, e poi cominciamo con tutta quanta la trafila che ci porta tragicamente ai nostri giorni, no? Quindi, insomma, l'assenza del Padre Pio si sente, e lui disse anche. E io questo lo vedo da parroco tutti i giorni, verranno tra poco, le prossime generazioni di genitori saranno incapaci di educare i figli. Non vorrei essere nei panni dei vostri nipoti, diceva negli anni 60. Cioè, veramente adesso c'è veramente un po' non so, io quel poco che vedo, cioè stiamo proprio gradualmente andando proprio verso il marasma. Adesso non voglio fare il pessimista o mandare quest'orto, insomma, la notte o per chi vedrà in differita le giornate a qualcuno, però effettivamente dà molto da pensare, perché partito Padre Pio si sono rotte tutte le dighe. Questo fa capire che se non c'è qualcuno che contrasta proprio a livello oggettivo nel silenzio e nel nascondimento, come faceva Padre Pio a contrastare il diavolo, stava tutto il giorno a dire rosari. Lui c'era questo dono straordinario, abbiamo sentito, dice, sta in confessionale, continua a dire rosario. Questo, ovviamente, lui aveva dei doni straordinari, insomma, perché è impossibile dire rosario mentre uno sta facendo un'altra cosa, a meno che non ci sia, ripeto, un dono mistico particolare, no? Però il suo segreto era questa unione profondissima con la Madonna, e vediamo come si arrabbia, si vergognasse sempre a vociarla. Sta sempre con lei, sta sempre con lei, sta sempre con lei. Quindi capiamo che indirettamente ci vengono dette delle cose anche per noi, no? Così come qual è l'umiltà più grande, dove si fanno le cose più grandi. Padre Pio ha tenuto sulle spalle la Chiesa, ma lui non era, cioè, non, per esempio, tutto quello che faccio io, lui non l'ha fatto mai. Padre Pio non era un predicatore, non abbiamo niente di lui, non predicava. Padre Pio pregava, confessava e celebrava la messa e basta. Quindi è con questo che ha tenuto a bada il diavolo, no? Quindi le cose più importanti ci fanno anche capire, ma cosa dice la Madonna in continuazione, dovunque, dovunque ci giriamo? Cioè, siamo preoccupati, il mondo va a rotoli, che cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo inventarci chissà quale grande strategia rivoluzionaria. No, c'è sempre. State a messa, fate la comunione, state vicino ai sacramenti, pregate, 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 rosario, 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 rosario. Questo ci dice. Questo ci dice. Certo, poi ciascuno nel proprio posto fa quello che può e fa quello che deve, no? Ma l'arma e il segreto di Padre Pio è stato questo. C'è niente da fare. E l'ultima notazione, l'ultimissima, dice: ma come sta la Madonna sta confessionando, sta pure a confessionare? Dice, ma questo rimanda via un sacco di gente, cioè, capite quello che sta dicendo? Cioè, una Madonna è così buona, la Madonna è sempre piena di bontà e misericordia, questo manda via un sacco di gente, quindi com'è possibile che sta la Madonna vicino a confessionare? La Madonna lo farebbe, sembrerebbe a insinuare nella frase che dice, no? Non solo che la Madonna dice, ma glielo dice lei di farlo. Non perché certamente la Madonna è cattiva, tra virgolette, o è severa, no? Ma perché ci sono certe anime per cui la terapia è una terapia chirurgica. Altre no. Altre non le vedi così, perché se dici così non le vedi più. Il discernimento su questo, Padre Pio si schernisce, ma dice: fortuna che mi dicono loro quello che devo fare, sennò mi darei un sacco di guai. Perché io lo dico facendo tutte queste cose senza niente di tutto questo. Non è facile, quando ti trovi davanti a delle situazioni, dici: mo che faccio? Che ce faccio a questo? Glielo ho strigliata oppure no? Oppure lo esorto con dolcezza, con calma, insomma. Preghiamo sempre per i sacerdoti e per i confessori, perché chi ha la grazia del Padre Pio è gestire tante situazioni, assicuro che in tante circostanze non è semplice, no? Di certo però il buonismo incondizionato non è certamente una via da percorrere. La misericordia è un'altra cosa, che quella si usa a tempo, modo e circostanze opportune. Però sicuramente il buonismo non è via da percorrere, non è quella che percorreva lui e non la percorreva lui, non per arbitrio o per capriccio personale o perché era un burbero o perché era troppo rigido, come hanno detto di lui, ma perché aveva chiare indicazioni dall'alto. Stasera abbiamo saputo che questo alto era San Francesco e la Madonna.